Caschi d'oro Motosprint a Rimini, Emilio Storero, una leggenda del fuoristrada italiano. Che effetto fa essere qui in mezzo a tanti grandi nomi del motociclismo di casa nostra? Sono tutti, li conosco tutti dall'A alla Z. Quello là ce n'è uno in meno di me, io ce n'ho 16. Abbiamo fatto una risata in una riunione e di Giacomo, tanto ne sono 15. Che effetto le fa adesso vedere che il Piemonte non è più soltanto terra di grandi piloti fuori strada con lei capostipite, ma adesso è il pilota campione del mondo della MotoGP? Eh sì, quello lì è un ragazzo in gamba, ma per me c'è un bel avversario. Marquez, Bastianini o Quartararo? No, il suo collega Bastianini. Ma io li guardo tutti. Il motocross e il fuoristrada italiano come potranno avere nuovo impulso in futuro? Pensa che sia una specialità ancora con tanti praticanti, che ha un grande futuro? Ma io lo spero, perché a un certo punto eravamo quasi i migliori e poi è andato a perdersi. Meno male che è venuto su questo qui. Cairoli intende? Anche lui è un ragazzo serio. Qui ci vuole serietà, L'ultima cosa, un saluto, vuole salutare i lettori di Motosprint che hanno seguito tutte queste generazioni di grandi piloti. Purtroppo siamo nati soltanto nel 76, quindi tutta l'attività di leggende come Storero e Agostini non siamo riusciti ancora a seguirla. 76 era già finita, a parte il rally dei faraoni. Io lo ringrazio non solo dell'invito, ma è stato un piacere. Grazie mille. Grazie a lei.